Ciao amici, oggi siamo ad Osimo, un'antica città fondata nel Paleolitico. Molti popoli occuparono questa terra, i Piceni, i Romani, i Longobardi, lo Stato della Chiesa, e nel XII secolo divenne il libero comune. Siamo in provincia di Ancona. Il vecchio borgo ha una forma allungata e si erge su due dolci colline. Abbiamo lasciato l'auto nel maxi parcheggio di via Giacomo Brodolini. Il parcheggio è nelle vicinanze della funicolare Tiramisù, stazione Colombo, che vi farà salire alla stazione Cinque Torri, e attraverso la scala mobile vi ritroverete comodamente in centro. La funicolare è gratuita e le corse sono frequenti. Saliti in cima arriviamo a Corso Giuseppe Mazzini, la via dello shopping e dei locali. Ci affacciamo sul corso e proseguiamo a destra. Uno dei primi edifici che incontriamo è il teatro La Nuova Fenice, costruito nel 1887 dall'architetto Cosimo Morelli. In fondo al Corso Mazzini, in Piazza Dante, si affacciano la chiesa San Gregorio il Palazzo Gallo, dimora del Vescovo della Diocesi di Osimo, e il nobiliare Palazzo Campana. Eretto nel 600 dal Marchese Federico Campana, su disegno dell'architetto Andrea Vici, allievo di Luigi Vanvitelli. L'esterno, in mattoni a vista, dona eleganza e maestosità alla dimora. Oggi è sede e divulgatore di cultura grazie all'Istituto Campana, ed è sede, tra l'altro, del Museo Civico, archeologico e d'arte contemporanea. Imboccata via Giacomo Matteotti, scendiamo fino ad arrivare alla chiesa e monastero di San Marco Evangelista, eretti nel 1311. L'esterno si presenta in semplice laterizio a vista, diviso da paraste verticali, tre portoni e tre finestre in pietra d'Istria. Adiacente alla facciata è posto un bel campanile in laterizio, abbellito da una statua della Madonna, un orologio e alla sommità le campane. All'interno possiamo ammirare nella sola navata le sei cappelle decorate in stile barocco e numerose opere d'arte. Tutto il complesso convettuale è inglobato nella cinta muraria. A qualche metro dalla chiesa si trova uno degli accessi al cuore di Osimo, la singolare Porta Vaccaro o Porta dei Tre Archi, dove anticamente si svolgeva il mercato dei bovini. Ritorniamo verso Corso Giuseppe Mazzini e lungo la stretta via di San Francesco vediamo il santuario di San Giuseppe da Copertino, patrono e protettore degli studenti. Storicamente era intitolata San Francesco, molto affezionato agli osimani, tanto da visitare in più occasioni la città. La semplice e sobria facciata in stile romanico-gotico contrasta con l'interno in stile barocco, ricco di stucchi, colonne, elementi fioriti e molte opere di pregio. Sotto il santuario, la suggestiva cripta custodisce la salma del santo, le stanze private e una piccola mostra degli oggetti del monaco. Adiacente all'ingresso, il mercato pubblico delle erbe. Vi consigliamo l'ingresso per ammirare una vera e propria opera d'arte urbana. La decorazione, ispirata dalla natura, è stata realizzata nel 2019 durante il Festival Pop-Up da un artista giapponese.
nella centrale Piazza Boccolino, oltre la bella fontana in ghisa della Pupa, si affacciano lo spettacolare Palazzo del Comune, edificato nel 1457, e la duecentesca Torre Civica, dove tra l'altro sono affisse le misure in ferro del braccio, della tegola e del mattone. L'ampia facciata del Palazzo Comunale, in cotto rosso, viene alleggerita da un elegante loggiato, che cela un'affascinante scoperta avvenuta dopo un ammodernamento della zona. Il Foro di Oximum. Dalle teche abbiamo visto dei blocchi di pietra calcarea e un condotto idrico che si collega alla sottostante cisterna, ma anche alcuni scheletri umani datati XVII secolo, perché la zona era utilizzata come sepolcro dalla vicina chiesa di Santa Maria della Piazza. L'atrio del Palazzo Municipale, denominato Lapidarium, è un tuffo nel passato di 3000 anni. Entrati nella galleria, veniamo accolti dalle famose 12 statue romane senza il capo, da cui deriva il soprannome affibbiato ai cittadini osimani, Osimani senza testa. Ci sono poi epigrafi, bassorilievi di epoca romana, elementi architettonici medievali e rinascimentali, pezzi d'artiglieria, un carro militare della Prima Guerra Mondiale, una copia della bombarda del 400 ed altri oggetti di interesse storico. Di fronte al Palazzo Municipale, un piccolo edificio di culto attira il nostro sguardo. È la graziosa chiesa della Santissima Trinità, costruita nel 1272. La facciata in marmo è riccamente decorata e all'interno una sola navata ospita pareti ornate, capitelli corinzi dorati, affreschi ed opere di pregio. Saliamo verso la collinetta detta il Gomero per ammirare un capolavoro ecclesiastico in stile romanico-gotico, la concattedrale di San Leopardo, eretta nel XII secolo. Il rigoroso edificio, in conci di pietra bianca, è caratterizzato da una scalinata, tre arcate a tutto sesto e un grande campanile. L'esterno è abbellito da un basso rilievo di Re Salomone, un architrave raffigurante la Vergine col Bambino, i Santi, gli Apostoli e un rosone incorniciato da figure simboliche. Teste umane, corpi di leoni, aquile e capre. All'interno la cattedrale è a croce latina a T, divisa in tre navate. Non dimenticatevi di scendere nella cripta. Nel complesso del Duomo troviamo anche la stupenda chiesa di San Giovanni Battista, detta Battistero. Una sala rettangolare interamente e minuziosamente affrescata, con al centro la seicentesca fonte battesimale in bronzo.
la nostra visita ad Osimo si conclude ai giardini di Piazza Nuova. Una terrazza verdeggiante che si affaccia sulla splendida città e un luogo di tranquillità e relax all'ombra del monumentale Pino di Aleppo, alto 25 metri con una circonferenza di 330 metri. Da non perdere durante la visita ad Osimo sono le grotte. Le grotte di Osimo sono un articolato, complesso e misterioso ambiente sotterraneo scavato a più livelli sotto la carreggiata, gli storici palazzi e le piazze. Vi mostreremo le grotte di Osimo in un prossimo video. Il Museo Diocesano presso la Cattedrale di San Leopardo è una raccolta di materiali ecclesiastici disposta in 16 sale in successione cronologica. La Civica Galleria del Figurino Storico è un museo che racconta la storia babilonese, egizia, greca e romana attraverso l'utilizzo di soldatini e le miniature. Una singolare esposizione per divulgare in modo divertente e alternativo la storia. Il Santuario della Madonna di Campocavallo si trova nella frazione omonima. Al santuario è legata la leggenda delle lacrime della Beata Vergine Addolorata, che per 10 anni dispensò numerosi miracoli. Curiosità su Osimo. Perché le statue di Osimo sono senza testa? Le ipotesi della privazione delle teste delle 12 statue che si trovano nell'atrio del Palazzo Comunale sono tante. L'inconcludenza dello scultore, un atto di sfregio da parte dello Stato Pontificio contro i rivoltosi osimani o per cancellare secoli di paganesimo. La supposizione più accreditata forse l'ultima. Molte opere che simboleggiano il paganesimo vennero mutilate dai sacerdoti e militari per diffondere la nuova religione, il cristianesimo. Rimane comunque il mistero. San Giuseppe da Copertino, santo protettore degli studenti e degli aviatori, attira ogni anno tantissimi pellegrini, incuriositi dal frate soprannominato il santo dei voli, perché alla vista della Vergine si alzava miracolosamente da terra. Se ti è piaciuto questo video, lascia un mi piace. Seguici per scoprire le bellezze delle Marche. Attiva la campanellina per essere aggiornato sui nuovi video. amarche.it